pensavamo e abbiamo creduto fortemente nel fatto che lo scudetto non dovesse essere rintanato solo come aspetto sportivo di cronaca, ma come momento in cui liberare anche le energie artistiche che dopo gli anni duri del Covid, dove sono state represse, potessero trovare questa forma di canalizzazione per dire come gli artisti a Napoli, napoletani non solo, hanno vissuto questo momento di liberazione. Quindi una mostra dove fotografi, pittori, street artist e anche un orafo, quindi un artigiano, hanno dato lustro alla loro espressione artistica, mettendo alla visione di quanti verranno a visitare questa mostra la possibilità di vedere lo scudetto da un altro punto di vista. Devo ringraziare non solo la commissione ma anche l'associazione Tu Tutte Unite, la Municipalità 2 e la storica dell'arte Giuseppina Iacovelli, che insieme a Benedetta Bottino hanno fatto veramente un lavoro corale, perché questa è una mostra collettiva. Un racconto che continua da 33 anni con voci, suoni, video, fotografie, una narrazione che diventa storia con una mostra di arti visive dedicata alla vittoria dello scudetto e al suo impatto sull'arte cittadina. Si trova nella sala del refettorio del complesso monumentale San Domenico Maggiore fino al 23 luglio. E il tema sviluppato dai tanti artisti viene dichiarato con un'espressione dialettale nella quale si ritrova lo stupore e l'eccezionalità dell'accadimento, come quando appunto esplode una gioia dopo la realizzazione di un prodigio. La mostra è associata alla presentazione di volumi ispirati non solo al terzo scudetto, ma anche alla storia di quelli precedenti. Sono molto contento di partecipare a questa collettiva, che sono soprattutto giovani. Giovani artisti e che tutti si sono ispirati a questa straordinaria festa dello scudetto. Io ho proposto tre scatti che poi rappresentano anche il mio ultimo libro, Ricomincio da tre, che sono appunto la città in festa dell'87, il 90 e di quest'anno.